Ritorna con noi un viso che oramai vi è familiare, anche perché è finita la manifestazione e ne parte un altro. Ma Cerotti dopo domenica, proprio, cioè io non ho ancora la voce, vorrei dormire dei giorni. E ripartiamo con il grande evento dell'estate, la sesta edizione. Assolutamente, Playa Latina, il concorso di Tiziana. Per gli amici di TV qui che non sanno esattamente che cos'è, spiegaglielo in due parole, cara Tiziana. Allora, brevemente, tutte le scuole di ballo che hanno piacere di partecipare devono scegliere, ormai questa punta, cioè questa sezione è finita per quest'altro anno, si scelgono una canzone che prediligono, sopra devono realizzare un ballo di gruppo che deve essere assolutamente nuovo e inedito e rimanere nascosto fino al momento in cui lo presentiamo in TV. Esatto. E oggi è la giornata fatidica, quest'anno sono 10 le scuole di ballo da ben 8 città d'Italia differenti, quindi si allarga a macchia d'olio questo evento che è giunto alla sesta edizione. E ricordo a tutti che dalle ore 13, perché i ragazzi di Radio Bruno sono stati eccezionali, ringrazio Liliana in prima persona, ma tutto lo staff, dalle 13 tutti i 10 balli sono pubblicati in contemporanea sul sito di Radio Bruno, www.radiobruno.it, sezione Gioca, Playa Latina, e voi potete essere liberi di poter votare tutti i balli. Assolutamente, nessun tipo di problema, e vi aspettiamo naturalmente numerosi, quindi votare per Playa Latina è facilissimo, sì, proprio sì. Più facile di così, si muore. Si va su internet, pagina di radiobruno.it, e a quel punto andate a cercare la sezione Giochi, Playa Latina, e ci sono tutti i video, e guardate quello che vi peraltro sono stati carinissimi, perché vi hanno dato addirittura due pagine, dove in una c'è tutto il regolamento, nell'altra ci sono tutte elencate le scuole di ballo, premetto in ordine alfabetico, certo, perché tanto per noi non esistono differenze, sono brave uguali, e c'è una piccola storia della scuola, poi dopo c'è il ballo da votare, ma io non vorrei soltanto che lo votasse la gente, che lo imparasse anche, certo, e che lo ballasse, perché rimarranno pubblicati fino alla fine di agosto, e come l'anno scorso Radio Bruno farà una piccola targa di ricordo al ballo più votato dagli ascoltatori di Radio Bruno, e lo daremo alla scuola che ha ricevuto più voti alla grande festa finale. Assolutamente, di cui poi dopo vi parleremo a tempo debito. Esatto, perché non sappiamo nulla, esatto. Sappiamo soltanto che l'anno scorso è stata Mirabilandia, quest'anno punto interrogativo. Punto interrogativo, assolutamente punto interrogativo. Tra poco vi faremo vedere questi 10 balli in anteprima, e poi nel corso delle prossime settimane le scuole verranno qua, ci racconteranno un po' di loro e ci faranno vedere di nuovo il ballo con anche il mitico dietro le quinte che Tiziana prepara sempre, che è assolutamente eccezionale. Quindi insomma in qualche modo stabiliremo un'amicizia nuova con degli amici delle scuole di ballo che sono coinvolte. 10 come detto. Ma prima di entrare dentro a piedi uniti in Playa Latina, non possiamo non fare due commentini su d'accordo quello che è successo domenica. Ti ringrazio, innanzitutto ringrazio Andrea Gibellini e il patron dell'evento e la moglie Eleonora Paglia, ma soprattutto tutto lo staff. Io il giorno dopo e due giorni dopo sono stata subissata di telefonate. Quello che è venuto fuori, a parte il sano divertimento e la voglia proprio di aggregazione, da tutti è venuto fuori la cortesia, la gentilezza di tutto lo staff, qualsiasi domanda veniva risposta in un attimo, tutti col sorriso, proprio la voglia di stare insieme, di lavorare insieme. Tu pensa che hanno finito di smontare all'1:30 di notte, non stanchi, dopo una giornata, dopo una settimana che montavano, e si sono già andati da Andrea a prenotarsi per fare lo staff per il prossimo Modena Balla con le Se Stelle. Se addirittura lo staff è così predisposto, figuriamoci tutto il resto. Ballerini contenti, tutti hanno ballato, i momenti di stage sono stati più belli, perché c'era la pista, cioè vedere tutta la pista del Palapanini piena, stipata per lo stage di Samu. Adesso non voglio fare delle preferenze uno con l'altro, ma per lo stage di Samu era il momento giusto, eravamo ancora nel pieno del pomeriggio, non erano stanchi, non erano andati a mangiare, perché poi i ballini di country dopo, quando hanno fatto lo stage, Samantha erano andati a mangiare, insomma dopo qualcuno si era perso, ma al momento di Samu c'erano veramente ballerini quasi sui tavolini, in ogni dove. No, infatti tu hai postato una foto bellissima, comunque quando c'è stato lo stage di country, sì, che c'era scritto stage di country, non c'è proprio nessuno, non si passava da nessuna parte, ed è stato bello quello, c'è proprio la condivisione, la gente è venuta, si è alzata per ballare, ha capito il messaggio che volevamo dare, bellissimo. Se c'era più gente, dove li mettevi a ballare? Cioè, spiegamelo, non lo so. Cioè, se noi neanche il Palapanini, con la pista che immaginate possa esserci, è riuscito, insomma, sposteremo delle tribune quest'altro anno. So. E una cosa che devo sottolineare agli amici che non c'erano è che Maurizio Rizzi non si è risparmiato, li ha fatti tutti, compreso il ballo con Sara di Vaira, perché mi hanno detto che quando ha segnato il tango, ha preso Maurizio Rizzi. E io ho delle foto che lo testimoniano, resteranno per sempre con me, perché vi posso garantire, mano nella mano, con Sara di Vaira, ballare il tango e far vedere un
due, ta, ta, ta. Ah, fantastico, sarà il ricordo più bello. E poi, che Tiziana è arrivata nel momento meno opportuno quando c'era Samantha Togli, perché Samantha stava spiegando la Samma, no? Sì. Era arrivata al momento in cui doveva farlo vedere di coppia, solo che il tempo era finito, quindi tu sei intervenuta e hai chiuso la lezione, ed era il mio momento di ballare con Samantha Togli. No, dopo ci prego. Abbiamo scherzato con Samantha tantissimo, perché purtroppo me l'aveva promesso, ma niente. Ti chiedo davvero scusa, è che avevo i tempi limitati. Benissimo. Saltranno, si è già ecco, un'altra cosa che tu adesso hai fatto venire fuori da questo tuo aneddoto, la tranquillità, l'umanità, la semplicità di questi tre grandi. È vero. Hanno giocato con noi, hanno ballato con noi, hanno riso con noi, ma anche il pezzo che Sara di Vaira, abbiamo detto, deve fare una solo, abbiamo chiamato Marco Del Vecchio, Vecchio dalle tribune e lui non si è risparmiato, è sceso, ha fatto un pezzettino di jive con la sua compagna, ma uno scoop davanti a tutti, proprio l'area di festa che si è vissuto, la famiglia, bellissimo, bellissimo. Bene. Amici, chi non c'è stato, si è perso qualche tanto. Cosa, chi c'era invece se lo terrà nel cuore per sempre, perché è stato qualcosa di assolutamente eccezionale per noi che amiamo questa situazione. Ma bando alle ciance, signora Ciancio Tiziana. Alle bande, basta. Andiamo con Playa Latina. Andiamo con Playa Latina. Iniziamo dagli amici di Latin Dance Studio, iniziamo da loro. Io come li ho scelti? In maniera del tutto casuale, quindi non c'è un del tutto casuale. Ecco, perfetto, non andiamo in ordine alfabetico. No, non è ordine come alfabetico, sul sito ma è di Radio Bruno. Tutto del così, tutto casuale, random. In base, sai che cosa? Alla pesantezza del file, salto dal più leggero al più leggero, ma del tutto casuale, quindi è stato veramente un metodo casuale che ho scelto, ma d'altronde, insomma, tanto alla fine... Non li si può ancora tutti. Votare, li vediamo tutti, non si può ancora votare perché si vota dalle 13, dico bene? E comunque dalle 13 fino alla fine di agosto, quindi se qualcuno non ci arriva oggi, non si preoccupi. Ah, una cosa velocissima, giustamente Radio Bruno, per fare le cose fatte bene, come fanno loro, ogni voto che dai devi metterci le tue generalità, certo. E la tua mail. Non è perché poi vi riempiono di pubblicità o di altro, non vi preoccupate perché sono molto riservati e sono molto bravi. È soltanto per dare credibilità al voto, perché sennò uno mette lì la nonna, un nipotino, clic 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 clic, non è neanche giusto. Non è assolutamente giusto. Latin Dance Studio per voi incomincia adesso Playa Latina 2015. Vamos a bailar! Sono emozionatissima! Fireball di Pitbull. Ok. Classiche scuole di ballo, così che è giusto, perché una persona che non ha mai ballato deve essere invogliata a entrare in un ballo. Allora, se fosse in una scuola di ballo, se fossero tutti perfetti, precisi, magari un po' si spaventa. Queste sono, secondo me, delle realtà molto importanti nel tessuto sociale del paese, insomma, poi sono di Modena. E poi sono di Modena, assolutamente. Tamas. Oh, io spezzo una lancia. Allora, prego. Io le adoro tutte queste scuole. Una collaborazione incredibile, gente che non mi conosceva, una cordialità. Come normale che ci sia in Emilia Romagna, lo sottolineano tutti, vabbè. Madama si Caballeros, sentite al telefono, ci stiamo, vado, registro, mezz'ora per registrare tutto, quindi preparatissimi, bellissimi, coloratissimi, una voglia, un'energia e tutte persone adulte. Belli, mi hanno aperto il cuore, è stato bellissimo. Di dove sono? Parma. Parma. E che cosa ballano? Loro sono bellissimi perché ballano un ballo, una samba particolare che l'hanno chiamata Viva Las Damas. Io saluto e mando un bacio a Roberto Ramazzotti, che è il capo della scuola di ballo, che balla fin da quando era piccolino, e invece Domenico Di Liberto, che è quello che ha realizzato il balletto, che era emozionatissimo, lo vedrete nel dietro le quinte. Per voi, secondo ballo di Playa Latina, Damas. Anche perché Titi, mentre va il brano, mi posta già su Instagram, poi fa le foto a me, che io provo a fare il ballo